abbiamo con noi Barbara Oliveri Caviglia, presidente dell'Ospedale Evangelico Internazionale. Benvenuta. Grazie. Il vostro ospedale ha sostenuto e ha anche ricevuto i fondi dell'8 per mille. Sostenuto perché nel 2013, forse vi ricorderete che la campagna era dedicata proprio alle donne, ferite a volte uccise, questo era lo slogan, e voi l'avevate sostenuto. In che modo? Noi abbiamo aderito appunto alla campagna del 2013 e abbiamo pensato a cosa poteva portare l'ospedale, che contributo potesse dare a questa tematica. E così è stato presentato un progetto che è stato finanziato nel 2014 dall'8 per mille a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza. Il progetto si chiama Finestra Rosa ed è volto all'accoglienza e all'accompagnamento delle donne vittime di violenza, sia violenza dichiarata, ovvero le donne che arrivano al pronto soccorso e che quindi devono seguire tutto un insieme di procedure, sia quello che noi maggiormente puntiamo l'attenzione sulle donne che hanno subito violenza psicologica e che non hanno ancora denunciato. Quello che noi vogliamo fare è che aiutarle a fare il primo passo, ad aprirsi e poi essere accompagnate. E inoltre noi facciamo anche dei corsi di formazione per il nostro personale, perché non è facile ovviamente avere a che fare con donne vittime di violenza, ci vuole una sensibilità e ci vogliono gli strumenti ovviamente. Quest'anno noi vorremmo fare come tema le donne che hanno dei minori. Perché? Perché abbiamo visto che oltre alla violenza subita c'è anche la violenza assistita, che purtroppo sta aumentando, quindi ci sono i minori, che, giovani, adolescenti che, e bambini che assistono alle violenze domestiche, e questo viene sottovalutato in prima battuta dalla donna che subisce violenza, perché spesso e volentieri si pensa che il bambino non capisca, che il bambino non senta, che il bambino quindi non abbia conseguenze, mentre invece il bambino sente, capisce, e non solo, c'è un rischio altissimo che da adulto possa riproporre i modelli che ha visto in casa. Quindi se parliamo di un ragazzo, spesso e volentieri può diventare un uomo violento, e invece una ragazza può diventare una vittima, perché ormai il suo modello di amore, tra virgolette, è quello. Qual è stato il tipo di accoglienza a queste vostre iniziative? È cambiata in questi anni in cui avete cominciato a proporle? C'erano dei pregiudizi? Certamente è stato molto, diciamo, noi ci siamo come sempre, il nostro sì è sempre molto, diciamo, sobrio, e non vogliamo mai, ci avviciniamo a tutte le tematiche in punta di piedi, quindi noi prima di tutto abbiamo fatto una riflessione noi su come potevamo concretizzare questa nostra idea, senza ovviamente sovrapporsi ai servizi che c'erano già, quindi è molto importante lavorare in rete, ognuno deve dare il suo aiuto, senza dire io qui, io là, quindi ognuno porta il suo contributo e tutti insieme. Infatti è molto importante creare rete, e direi che a Genova si sta veramente creando questa rete, che vede non solo gli enti, diciamo, ospedalieri, ma anche le forze dell'ordine, i servizi sociali, i centri antiviolenza. Ecco, io adesso il mio progetto di quest'anno è, oltre alla giornata del corso, aggiungerci un'altra giornata dove fare proprio un incontro con i vari centri antiviolenza, non solo quelli liguri ma anche a livello nazionale, coinvolgere anche l'AFDEI, di cui io faccio parte, e quindi creare proprio una giornata di incontro e di riflessione. Io, se ci riesco, insomma, sarei molto contenta di questo
E quindi appunto noi ci siamo approcciati in questo modo e abbiamo avuto un ottimo riscontro. Abbiamo già avuto dei casi di donne che abbiamo accompagnato ai vari servizi, abbiamo collaborato molto con il centro antiviolenza regionale, quindi insomma l'importante è riuscire ad aiutare le donne a far sì che facciano il primo passo senza sentirsi giudicate e colpevolizzate. Ecco, questa è la cosa più importante. Beh, direi che possiamo ringraziare, è stato un piacere incontrarvi, grazie a Barbara Oliveri Caviglie per essere stata con noi. Si possono incontrare, per tutti quelli che passano qui al Sinodo, possono incontrarli in quest'area, no? Giustamente? Sì, benissimo. Vi trovano sotto il tendone, dove ci sono tutti gli stand, c'è anche quello dell'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. Sì, davvero, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.